Erika Zini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV. Un buongiorno a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri in questo speciale dedicato alle letture che vi vogliamo consigliare in questo periodo di vacanza in cui il tempo si spera sia leggermente maggiore. Quest'oggi qui con me un ospite davvero molto gradito, diamo il benvenuto a Otto Gabus. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi e oggi ci parli di un libro che a me è piaciuto moltissimo anche perché esce da tutte le definizioni ed è Quaderno di disciplina, Luigi Bernardi e Otto Gabus, pubblicato dalla casa editrice Tunue. Adesso ce lo inquadrerà la regia per farvelo vedere più nel dettaglio con una copertina bellissima. Adesso chiedo di lasciarla ancora un attimo così alla regia perché c'è anche il retro che trovo veramente delizioso in questi colori che ricordano anche come è vestita la ragazza, esatto, che è una delle due protagoniste, Francesca. Innanzitutto siamo molto contenti di averti qui perché grazie, sei in rappresentanza anche di un nostro concittadino bolognese molto importante che purtroppo è scomparso qualche anno fa, nel 2013, Luigi Bernardi, che ha scritto il quaderno e tu l'hai illustrato splendidamente, ma diciamo che è stato un lavoro più complesso, non l'hai semplicemente illustrato. Raccontaci com'è nato questo quaderno e il lavoro che ci sta dietro. Va bene, allora con Luigi ci legava un'amicizia ormai ventennale, ci conosciamo da 30 anni. Lui è stato uno dei miei primissimi editori, abbiamo lavorato insieme, è stato mio mentore perché ci ha seguito, a me e qualche altro. Lui era un grandissimo innovatore dell'editoria, è stato fino agli anni 70 giovanissimo, già pubblicava in maniera incredibile autori francesi in Italia. Poi aveva fondato Orient Express, che era una rivista della Bonelli in cui univa il fumetto popolare rilanciandolo come fumetto autoriale, perché abbiamo la rinascita di Magnus, Saudelli che comincia a fare il fumetto d'autore. Anni dopo fonda la Granata Press, che era una casa editrice che aveva sede in via Marconi, qua a Bologna, e in cui ha fatto diverse cose, ha continuato con la rivista Nova Express, ha creato questo ponte fra scrittori emergenti, come potevano essere allora il primissimo Lucarelli, Pino Cacucci, lo stesso Fois, spesso facendoli dialogare con autori di fumetti e creando, infatti Lucarelli e Catacchi avevano fatto la prima versione di Coliandro che esce a fumetti, sì, quegli anni, io ho fatto con Pino Cacucci e Gloria Cori che avevano fatto Tobacco e così via. È stato il primo a pubblicare i manga in Italia, tra l'altro, quindi è veramente un precursore. Da lì è nata un'amicizia che è durata negli anni e poi a un certo punto lui ha lasciato il fumetto, ha abbandonato per tantissimi anni il fumetto dedicandosi al giornalismo, alla saggistica e alla narrativa. Ha ripreso a scrivere, lui era anche traduttore, uno che amava il polar francese, il noir francese, ha tradotto Manchette per esempio, ha rilanciato, sì, Malè così. E sul finire della sua carriera si è riavvicinata al fumetto, però in veste di scrittore, non più di editore, nonostante tentassimo di convincerlo a tornare a fare l'editore, ma bensì in qualità di scrittore. E qui riprende a lavorare con Catacchio, fanno Fanto, ma grazie a Lobaccaro fanno Clelia A.C., la storia di una giovane camorrista, quindi anche quella avanti coi tempi. E parlando in uno dei nostri tanti incontri, ma Luigi ci conosciamo da tanti anni, perché non facciamo qualcosa insieme? Ma no, ci pensiamo. E un giorno lui mi manda, non so se me l'aveva spedito o me l'aveva dato il testo, di Quaderno di disciplina. Nella sua idea era quella di trasformarlo poi in una sceneggiatura per un fumetto anche lungo. Io l'ho letto e ho detto a Luigi, ma il testo è così bello, proviamo a inventarci qualcos'altro, non snaturiamo il testo e piuttosto lo espandiamo, troviamo delle altre soluzioni. E allora parlando ci è venuta questa idea di alternare il testo letterario a sequenze fumetti e sequenze illustrate, in una modalità narrativa che è effettivamente poco battuta, veramente minima, tant'è che non ha un nome ancora, quindi avevamo cercato una serie di nomi, l'avevamo pure inventato, ma io ho perso, non ho traccia del carteggio,
Per cui era un nome anche bellissimo, se non era l'aveva inventato Luigi. Poi è andato perso tutto, guardate negli sms, nelle mail, nei bigliettini, non c'è. Per cui alla fine l'ho reinventato per l'occasione di questo libro, l'ho chiamato Total Novel, nel senso che... Bello, che è una, sì, beh, altisonante. Altisonante, però effettivamente è una modalità di narrazione appunto che include tutte queste varie... declinazioni, per cui sarà un total novel e mi sembra strano che gli americani, che inventano sempre termini per tutto, non l'abbiano ancora inventato, quindi significa che è poco battuto. E allora è nato così: finché Luigi era in vita avevamo fatto insieme lo storyboard di tutto, sia il layout, i bozzetti, l'impaginazione, e io ho disegnato il primo capitolo. Poi purtroppo Luigi è scomparso e il progetto si è arenato un po' per remore mie, sì, non lo so, avevo un po' di problemi, non ce n'ha più lui, non so, era un progetto nato insieme, doveva andare avanti insieme con un confronto, perché a me se lavoro con un'altra persona il bello è essere amico e avere un confronto durante il lavoro, in questo caso non immagino c'è. Che ogni tanto succeda quindi di interfacciarsi anche con lo scrittore. Guarda, io lavoro tendenzialmente da solo, però quando lavoro con altri lo faccio appunto perché per avere questo rapporto dialettico, altrimenti no. E ti capita che dicano sì, i personaggi sono proprio come me li ero immaginati? A volte quando ho lavorato con Loriano Machiavelli, che abbiamo fatto un Sartin Antonio insieme, sì, lui è stato il nostro ospite, tra l'altro, grande, è un grande grandissimo scrittore. Loriano, ci vedremo a settembre a Zocca Noir di nuovo. E gli ho detto: Loriano, ma come te lo immagini Sartin Antonio? Che non volevo farlo come Gianni Cavino, come la serie televisiva, né tantomeno c'era stata una versione a fumetti degli anni Ottanta. E lui ha detto: io lo so, ma non te lo dico, ti arrabbi. E come? Così, per non condizionarmi. E allora ho fatto una mia versione che a lui è piaciuta, però chiaramente siamo rimasti che io non so come lo vede lui, io lo vedevo così, quindi l'ho fatto in questa maniera. In altri casi invece, tipo adesso che sto facendo un romanzo illustrato per ragazzi con un'altra grande scrittrice bolognese che è Ianna Carioli, sì, è ambientato durante la rivoluzione russa e qua ci sentiamo molto spesso, qua quei personaggi qui forse è più complessa anche l'ambientazione da sì, qua c'è tutta la questione storica da andare a prendere, ma quindi documentazione, sì, prendi le fotografie, vedi filmati, video, quindi devo dire lavoro, che è una parte del lavoro che a me piace moltissimo, mm-hmm, perché sono appassionato di storia, poi le scene in costume ti racconto. Anche qua in questo libro ci sono diverse sequenze negli anni 70, 80, per cui c'è un po' da andare indietro. Nel romanzo con Machiavelli era ambientato tutto nei sotterranei di Bologna e nella Bagni di Mario, che è appunto là sopra San Mammo. Siamo andati, storia ambientata d'estate, un periodo torrido come questo. Noi abbiamo fatto il sopralluogo d'inverno quando c'era stata una nevicata formidabile che non si riusciva nemmeno a entrare perché l'entrata era ostruita dalla neve. Addirittura. Quindi abbiamo dovuto aspettare il custode che toglie un po' di neve. Un'avventura. È stata un'avventura. Quindi, però la parte della documentazione diventa pregnante, che io penso che gli ambienti sono protagonisti come personaggi in termini di storia. Sono protagonisti assoluti anche loro, magari risultano più dietro in alcuni testi, più davanti in altri, però senz'altro sono fondamentali, soprattutto se sono di ambientazione storica. Esatto, raccontano tanto. E allora, prego. No, prego. Devo tornare a questo libro perché è rimasto 2 anni così, chiamiamolo in apnea, e poi pian piano sono incontrato con Marco, il figlio di Luigi, con Nilla, la moglie, e abbiamo ragionato e alla fine abbiamo deciso di portarlo avanti. Abbiamo trovato in Tunuè l'editore, un interlocutore, loro non avevano una collana per questo, per cui questo è un fuori collana. E allora è fuori da tutte le etichette questo tutte libro. Le etichette, quindi con Massimiliano Clemente, che è appunto l'editore, abbiamo studiato il formato, lui all'origine mi aveva proposto un formato più grande da graphic novel classico, cioè volevo formato da quaderno, e anche la confezione che abbiamo studiato ricordo un po' il quaderno di altri tempi, col cartonato, col dorso telato, il segnalibro che viene fuori, i risguardi, quindi abbiamo fatto una confezione che come oggetto è preziosa, e poi abbiamo usato una carta da romanzo pulp, quindi quella carta proprio
da battaglia, che quindi facesse da contrasto, un po' come dentro, freddo e caldo, bello e brutto, pulito e sporco, come tutta l'alchimia di questo libro deve essere così. Esatto, è un libro davvero molto particolare, lo rifacciamo vedere, non l'avevo fatto vedere che c'è anche effettivamente il segnalibro, che io non oso mai toccare perché ho sempre questo culto del libro, no? Ci sono persone che amano anche prendere appunti, scrivere. No, io non ridisco. Anch'io. Di solito cioè, mi piace vedere i libri vissuti, ma degli altri. Io sembra quasi che non li abbia letti, perché a volte faccio fatica, perché quelli che hanno i dorsi non rilegati, che se li apri si spaccano. Le rughe, poi a volte si scollano. No, è una tragedia. E leggo scomodissima, perché non si riesce, ma... E questo a maggior ragione è veramente prezioso sia fuori che dentro. Una storia molto particolare, quella di due ragazzi, Francesco e Francesca, che scoprono di avere un'eredità molto pesante, ovvero quella di dover appunto ereditare l'impresa di famiglia quando un padre è mafioso e ha una serie di problemi. Insomma, questo quaderno è narrato dal punto di vista del padre, che fa una sorta di revisione di quella che è la sua vita. Esatto, fa un bilancio. Fa un bilancio, fino anche alla fine, ma non andiamo molto oltre, assolutamente. Ma che personaggi sono Francesco e Francesca? Come li hai visti tu? Beh, allora loro sono personaggi, io l'ho accomunato un po' i rettili, tant'è che nei risguardi, ma lo facciamo anche vedere, ho messo delle iguana, così che ci sono. Sì. Personaggi, a un certo punto, infatti, li ho introdotti, non c'erano nel testo originale, se li compaiono una sorta di vetrinetta con dentro l'iguana. E sono due personaggi freddi che però poi hanno delle emorragie di calore fortissime che in qualche maniera devono sfogare, quindi con modalità molto differenti l'uno dall'altro. Tutto sommato hanno un ricongiungimento con la carne, in qualche modo. Essendo umani devono averla prima devono o poi. Avere. Sembrano quasi delle creature... prodotti in laboratorio, sono fratelli, si chiamano Francesco e Francesca, quindi è una cosa anche già abbastanza bizzarra. A un certo punto scoprono di essere i figli di questo boss che vive da recluso in un bunker e quindi come tale si devono assumere le responsabilità della gestione del patrimonio di famiglia, quindi fatto apparentemente in maniera legale, come del resto sono la maggior parte cosiddetti mafia in colletto bianco di seconda generazione, per cui riciclano soldi, investono soldi in attività tendenzialmente legali. E sono veramente dei borderline queste. Alla fine fra i tre il personaggio più sano è il padre. Meno lui. Volevo dirlo, però. Lui è il cattivo lucidissimo, fa un po'. Questa sua confessione che lui scrive, questi appunti, che alla fine di ogni capitolo fa un appunto di cosa potrebbe essere, cosa potrebbe succedere, tentativi e riflessioni da mettere in atto, fa una sorta di viaggio un po' ritroso nell'Italia che va dalla fine della Prima Repubblica alla Seconda, con tutti i cambiamenti. Ci sono delle riflessioni storiche di costumi sociali molto interessanti. E poi fa anche delle continue anche analisi economiche, del riciclaggio di soldi, per cui è il male, è una delle tematiche di Bernardi, è proprio scendere a fondo nel male, e non esiste una società in cui c'è il bene senza male così forte, spesso si compenetrano, e allora sono questi vari momenti in cui il nostro boss, che non ha nome, se non mi ricordo male, non ha nome, fa un po' il bilancio di tutto questo, quindi va a intersecarsi con gli altri capitoli in cui invece compaiono i figli che fanno a volte qualcosa insieme, a cose in separata serie. Tutto si svolge in questi luoghi, in un inverno molto freddo, ambientato fra Bologna e Milano. Infatti anche i colori ricordano molto questa... Si è usato questo colore glaciale, tutto doveva essere glaciale. Qua, quando con Luigi avevamo deciso di fare questo approccio, che... doveva esserci, meno nella mia idea, poi Luigi l'aveva sposata questa idea qua, un disegno che doveva essere molto sporco, quindi ho usato
china a litri, molta china, mezza tinta, degli interventi con io la matita. Vai, adoro vai. Questo disegno, lo volevo far giusto vedere, è uno dei tanti, uno dei però tanti. Questo per è... qua c'è in mezzo, c'è la china, la matita grassa, è china bellissimo. Sporca, poi tante sovrapposizioni di retino, che quello diventa una citazione del fumetto ultra popolare come Diabolica. Il nostro boss. Il nostro boss. Il retino puntinato che abbondava tantissimo nei fumetti popolari, nei noir, come nei fumetti neri come Diabolico, poi quello usato in maniera stratificata. Quindi c'era questo disegno molto sporco che faceva contrasti invece con l'inquadratura che dovevano essere invece glaciali. Ho usato moltissimo i profili uno contro l'altro, sì. Quindi come se fosse un po' un approccio del ritratto di Piero della Francesca, quindi questa staticità apparente con un segno molto sporco, per cui postura, atteggiamento algido è segno invece che doveva essere al contrario, scendere giù negli abissi. Quindi diventa una costante di tutta la narrazione grafica. Stessa cosa per quanto riguarda la parte a fumetto. Sei riuscito benissimo a rendere l'atmosfera davvero di questo romanzo da un lato inquietante ma anche estremamente coinvolgente, devo dire. Le riflessioni poi del boss sono qualcosa di illuminante a tratti, e questo tema che dicevi anche tu dei colletti bianchi, della mafia, tra l'altro in questi giorni è d'attualità quanto mai, insomma. Però ricordiamo che purtroppo Bernardi non c'è più da almeno 4 anni, e questo è stato concepito tempo prima, quindi ci fa capire anche quanto questi temi siano attualissimi, quanto lui fosse molto anche precursore dei tempi, riuscisse anche a inquadrare prima temi importanti e portarli a suo modo alla luce. Eh sì, lui è stato sempre attento a queste tematiche, nel senso che quando ha smesso di occuparsi di fumetti in maniera attiva, e già lo faceva prima, gli è venuta fuori molto quest'anima nera, noir. C'era già una collana a fumetti che faceva Nero con Granata Press, che affrontava questi temi. Prendeva appunti, molti appunti, andava alla ricerca di fatti di cronaca nera, o omicidi clamorosi, o seriali o meno. Aveva fatto una raccoltina di micro racconti, si chiamava Pallottole Vaganti. Noi abbiamo fatto un lavoro in accademia con gli studenti, abbiamo fatto un volume a fumetti facendo illustrare parte di questi micro racconti da i nostri studenti. Abbiamo fatto anche un volume che si trova, abbiamo fatto in associazione con l'associazione Luigi Bernardi, la Liane Francais, abbiamo fatto un bel volume. Quindi c'era questa tendenza, quindi lui è andato avanti con gli anni sempre a prendere questi frammenti, a fare questa lettura del contemporaneo, andando a rovistare nelle pieghe più oscure. Quindi è venuto in maniera quasi naturale fare questa narrazione qua, che era sorprendente ai tempi e ancora di più adesso. Tra l'altro tu insegni, come stavi dicendo prima, arte del fumetto e scrittura creativa in accademia. Come affrontano questi temi i ragazzi? Sono temi per loro nuovi, difficili, facili, sono delle sfide? Come li affrontano? Bah, di relazionarsi con gli scrittori ormai è una cosa che facciamo tutti gli anni. Tipo, quest'anno abbiamo fatto un lavoro su Chekhov, quindi... L'anno scorso invece con un altro collega hanno affrontato Carver, l'anno scorso abbiamo fatto una grossi parte. Nomi. Sì, ma sono sempre dei racconti o dei segmenti, quindi li ho messi nella condizione di relazionarsi con la letteratura e la lettura, perché se disegni e scrivi non puoi non leggere, non guardare film, non nutrirti di tutto ciò che ti è intorno. Credo sia impossibile. È impossibile, per quello è una pratica a cui teniamo moltissimo, quindi andiamo a confrontarci. Per quanto riguarda queste tematiche che hanno affrontato in Pallottole Vaganti o meno, alla fine si tratta di vivere la contemporaneità non soltanto in maniera marginale, ma di capire anche cosa sta succedendo. Quindi ma spesso la scuola però ti riporta molto più al passato che all'attualità, invece in questo caso... Io diciamo che do un colpo al cerchio e non alla botte. Ho molta passione sulla storia, infatti io sono ossessionato dalla storia, e spesso in questo periodo facciamo finta che non esista, quindi facciamo errori clamorosi sulla storia che ce ne dimentichiamo. Ma quindi da una parte il recupero, la lettura storica, da una parte capire e interpretare il contemporaneo, cosa non facile, che è un periodo abbastanza complicato. E guarda, io non sarei a entrare ulteriormente nei dettagli, perché è un libro che va gustato davvero dalla prima all'ultima pagina, sapendo il meno possibile, secondo me, perché
è un, proprio un modo per riuscire a entrare nella storia. Vi faccio solo vedere alcuni disegni perché sono davvero splendidi. Io spero che i colori comunque riescano a rendere, se vedo la regia se riesce a inquadrarli. Ecco. È un azzurrino pallido. Esatto, forse non si riesce a vedere benissimo, però davvero i disegni sono splendidi, complimenti, ma non hai bisogno di complimenti. È quello che dicevamo prima. Loro due messe di profilo con sotto l'iguana che ho messo, poi un po' di citazioni di dipinti dietro. Esatto, quindi niente, consigliatissimo per l'estate perché riuscirete a gustarlo sia voi amanti dei fumetti, sia voi amanti dei romanzi. Questo è un tipo ben diverso da tutti i romanzi, da tutte le graphic novel che avete sempre visto, quindi oltre ad essere bellissimo, devo dire onestamente, è da gustare. Io ti ringrazio intanto per essere stato qua. Grazie. So che manca un'ultima domanda, anzi un paio di domande perché sono curiosissima. So che tu hai sempre tantissimi progetti in cantiere, se ci vuoi dare qualche anticipazione su che cosa stai lavorando in questo periodo. Due cose. Allora, una adesso è proprio che sto lavorando questi giorni, è il terzo volume della collana Rivoluzione, che è una collana di romanzi per ragazzi in cui si affrontano questi grandi temi della rivoluzione, viste dagli occhi dei ragazzi con altri, può essere una rivoluzione sociale, una rivoluzione di costume, una rivoluzione storica. Sto lavorando con Ianna Carioli e stiamo facendo un libro sulla rivoluzione russa che uscirà a settembre. Noi ce lo segniamo. Si chiama La Stella Viva, Ianna Carioli, Otto Gabos, con Istos Edizioni, Libri Volanti. E poi un altro, sto facendo il secondo volume del Viaggiatore Distante, che uscirà con Coconino Fandango il prossimo anno, ed è il secondo volume di questa mia vita americana che ho fatto anni fa, che racconta un po' la mia gestione con gli italoamericani, la famiglia di mia moglie, la nascita di mio figlio, in mezzo a un filone mystery, vagamente mystery. Siamo curiosissimi. Questo uscirà il prossimo anno avanzato. Avremo ancora un po' da aspettare, però insomma noi l'invito lo facciamo già da adesso. Grazie, insomma, per parlarcene. Sì. E ultimissima invece domanda, siamo qui per parlare di consigli per l'estate e so che tu hai preparato qualcosa. Che cosa vuoi consigliare ai nostri telespettatori? Allora, ho portato due libri qua, uno fumetti e uno narrativa letteraria classica. Ho portato di Sebastiano Vinella L'armadio di Satie, edizioni Coconino Fandango. Sebastiano è un autore bravissimo, raffinatissimo, e qua fa un noir ambientato nella Parigi dei primi del Novecento, che ha per protagonista un anarchico, fu braccato dalla polizia, che trova riparo a casa di Erik Satie, il musicista. Così. Quindi si ripara in questa storia assolutamente oscura, disegnata con una matita, con caratteri molto così, con segni molto 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 raffinati, pieno di citazioni, che Sebastiano è uno che ama citare, in cui c'è appunto il giallo, c'è il noir e questo afflato storico e musicale di un personaggio molto particolare, è un personaggio bizzarrissimo, Erik Satie, che appunto è di grande formato, è uscito qualche mese fa, si trova quindi comodamente in tutte le librerie, è una lettura godibile, bella da vedere. Anche lui ha scelto un colore molto freddo. Sì, 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 molto freddo, quindi questo verde, c'è questa Parigi molto piovosa, quindi il noir diciamo che spesso viene ambientato in questi periodi dell'anno. L'altro libro che invece vi consiglio è più uscito 2 mesi fa, massimo, è di Loredana Liperini, è un romanzo, L'arrivo di Saturno, un romanzo a strati, rendersate di diversi punti di vista, che affronta tematiche molto molto importanti, giornalisti, una giornalista che sparisce in Libano, con fatti relativi al famoso Lodo Moro, di cui si parla da tanto tempo, in cui era quel famoso mai fatto, mai dimostrato, almeno una teoria in cui l'Italia avrebbe fatto intelligenza con il terrorismo palestinese, voi transitate in Italia, fate quello che volete, ma non fateci del male. Ecco. Quindi questo racconta anche di questo, racconta di questo, è stratificato da un'altra storia interessantissima, che c'è un falsario interpellato da un personaggio molto molto misterioso che gli commissiona di fare dei dipinti con lo stile di Vermeer. Quindi una serie di intrecci che si vanno a stratificare per una narrazione da uno stile godibilissimo, molto godibile, è lungo, però te lo leggi tutto d'un fiato e poi può essere una lettura d'ombrellone.
va sempre. Queste sono le mie due proposte. Due proposte bellissime. Grazie. Insieme ovviamente a Quaderno di disciplina, Luigi Bernardi e Otto Gabos, pubblicato dalla casa editrice Tunue, che noi consigliamo sempre di tenere d'occhio perché pubblica libri graphic novel veramente molto interessanti e anche innovative. Sì. Tenetela d'occhio. Noi abbiamo terminato questo appuntamento, io non so cosa dire, il tempo passa velocissimo. È velocissimo, però è stato piacevole. Anche per me averti mio ospite qui per poter parlare di questo libro davvero speciale, particolare. L'appuntamento è rimandato con te allora l'anno prossimo, perché io ti ho già fatto l'invito. Vengo volentierissimo. Con i nostri invece telespettatori alla prossima puntata, mercoledì alle ore 18. Un saluto a tutti e grazie ancora. Arrivederci. Ciao. Erika Zini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV.